Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Gentili radioascoltatori, buonasera, sono le 21.31, siamo in diretta qui a Radio Saiuz, Radio Saiuz TV, che risponde al sito internet radiosaiuz.it, emittente digitale, e con lei c'è un treno, diciamo, di emittenti che si collegano da Trieste fino giù in Val di Chiana. Ne ricordo qualcuna: telepiancavallo.it, radiofavoroveneto.it, radiovaldichiana.it e naturalmente anche la nuova emittente ondaradio.net. Salutiamo a tale proposito i colleghi della redazione giornalistica. Dunque, in apertura, come sapete, parliamo di Covid-19. Questa sarà una trasmissione di servizio per cercare di chiarire, di fare sempre più chiarezza ai nostri ascoltatori per quanto riguardano le nuove restrizioni. Prima c'è una notizia che voglio dare al volo, prima di introdurvi l'ospite: l'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA procede sulla sperimentazione del medicinale Avigan, lo annuncia il ministro della Salute Speranza. Il direttore dell'AIFA, Magrini, mi ha comunicato che la riunione del Comitato Tecnico Scientifico, dopo una prima analisi sui dati disponibili su Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l'impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia, precisa. Ci sarà l'acquisto centralizzato nell'Unione Europea per dispositivi necessari al contrasto dell'epidemia. Ed ora vi presento l'ospite, già ormai lo conoscete per coloro che ci seguono alla sera in questi speciali di approfondimento spazio aperto. Poi non solo, tra altre cose, apro una parentesi, vi ricordo anche l'informazione a Radio Science con Rosario Moreno, con le rassegne stampa, in collaborazione poi anche con l'emittente in onde medie Radio Diffusione Europea di Trieste. Altresì ricordo le frequenze AM 1584 per tutto l'Alto Adriatico, qui a Venezia si sente con segnale molto forte, sino a praticamente nelle Marche. Dopo l'altra frequenza 819 kHz per il Friuli Venezia Giulia. Dunque, allora, salutiamo subito il nostro ospite, che ringrazio fin da adesso per tutta la disponibilità. Lui è Marco Nogarin, relatore con incarichi pubblici nel Veneziano. Buonasera Marco, ciao Marco. Buonasera a te Massimo, buonasera anche Rosario e tutti i radioascoltatori. Benissimo, ecco, un grazie doppio perché so che sei molto impegnato, però riesci sempre bene o male a trovare uno spazio, ecco, per noi, per cercare di portare un po' di chiarezza agli ascoltatori. Io la domanda che vorrei farti è la seguente: quali sono le domande che più di frequente ti fanno anche a te? So che sei appunto molto conosciuto all'interno delle istituzioni, ma anche da tanti ascoltatori. Qual è la domanda più comune che ti fanno? Adesso quelle che stanno arrivando è proprio un po' come hai aperto te, come molti altri che ci arriveranno poi, proprio sul discorso delle mascherine che tutti quanti stiamo un po' aspettando, perché sappiamo che ci sono queste 21.000 mascherine che sono fornite alla Regione Veneto tramite un donatore, e quindi stiamo tutti quanti un po' in attesa di ricevere informazioni. Per esempio nel comune di Venezia hanno già dato informazioni che saranno distribuite dai volontari della Protezione Civile Comunale, e sono circa 15 farmacie, da quello che mi giunge, che sono gestite da AMES e a quelle private. Quindi questa attività qua sarà un'attività molto importante, e ci sarà data informazione qui nel breve tempo. Penso che già domani avremo già altre informazioni. Io penso che capillarmente dovremmo un po' essere raggiunti tutti quanti, da quello che capisco. Adesso vediamo in che termine o cosa, perché altro al momento non so. Ecco, intanto c'è stata la firma del nuovo decreto, ci sono 100 attività che potranno rimanere aperte, stop alle attività e agli spostamenti non necessari. Ecco, se vuoi commentare qualcosa, Marco, su questo. Ma sì, hanno fatto questo grande decreto, praticamente un decretone molto importante, che
però non è neanche così semplice da commentare. Hanno dato la possibilità a molte aziende, a molte realtà di poter continuare le lavorazioni in atto, a terminare quelle urgenti a seconda appunto del codice Ateco, perché ecco, hanno fatto un allegato, l'allegato numero uno appunto, allegato a questo decreto, dove hanno citato le attività che possono continuare. Ce ne sono diverse attività, queste che sono molto importanti, e ne hanno escluse ben altre. Quindi non, a prescindere che non sarà volontà di questo sì, quello no, per carità, nel senso di simpatia, qui stiamo parlando di necessità. Hanno tenuto in considerazione delle attività che sono necessarie per far funzionare il sistema, anche sicurezza soprattutto, mentre hanno lasciato indietro quelle che non sono praticamente necessarie, se vogliamo. So che su questo fronte qua si stanno scontrando un po' sindacati, sindacalisti un po' tutti quanti, vado un po' lontano da me perché non seguo personalmente quella cosa lì, però penso che già domani ci siano delle altre novità in merito. Sì, infatti c'è un po' un braccio di ferro tra Confindustria e sindacati, mi risulta anche che il sindacato si sia diviso, quindi ecco, ci sono delle tensioni che insomma in questi momenti non ci vorrebbero. No, certo che no, perché è ovvio, in questi momenti qua diciamo che prima di tutto dobbiamo pensare sempre alla salute di tutti, ecco. Quindi uno stop di tutto a un certo punto sarebbe utile, però è anche vero che uno stop di tutto non è neanche possibile perché non si può fermare il tutto. Quindi io penso che proprio a livello del governo non sia neanche una decisione semplice da prendere da una parte o dall'altra, per carità. Resta il fatto che comunque è una cosa che andiamo avanti da parecchio tempo, parecchi giorni, quindi insomma abbiamo decreti su decreti e qui c'è un po' da rompersi il capo a interpretare un po' il tutto. Per quello molte persone mi chiedono anche informazioni in merito a questo, per quanto posso riferisco di queste informazioni qua che a volte faticano a trovarle, però ripeto bisogna avere un attimo di pazienza perché veramente non è cosa semplice, ecco. Hanno fatto questi due articoli che sono molto importanti su se stessi e poi hanno allegato questo allegato famoso numero uno con la descrizione delle lavorazioni per codice Ateco. Quindi in tutti questi codici qua troviamo dentro diverse attività di fabbricazione soprattutto, ecco. E poi abbiamo riparazioni, commercio, abbiamo manutenzioni, installazioni. Trasporti molto importanti, anche questi qua che sono molto importanti, e poi tutte quante le attività d'ufficio, anche bancarie, assicurative, finanziarie, insomma ce ne sono parecchie cose e da buon amante degli animali hanno compreso dentro anche i servizi veterinari che sono fondamentali, ecco. Certo, ecco, mi faceva presente una persona, quando ci saranno le pensioni, si rischieranno le code fuori dalle banche, ad esempio. Ma diciamo che come codice Ateco i servizi postali sono compresi e anche come tutte le attività di corriere, però diciamo che penso, suppongo che in qualche modo dovranno gestire questa cosa. Io penso che faranno fare la coda fuori come nei supermercati a questo punto, perché all'interno di un edificio raggruppare molte persone non è il massimo. È vero che comunque neanche fuori non si possono fare assemblamenti. Quindi diverrà un po' come supermercato, che ci sarà una grande fila con tutte le varie persone che saranno in attesa. Adesso non lo so perché molti probabilmente avranno anche l'opzione di utilizzare la banca o un conto corrente proprio, qualcosa per fare per gli avversamenti, ma quelli che puntualmente alla scadenza si ritrovano all'ufficio postale, sì, ci sarà un po' di concentrazione, suppongo sì. Ecco, sì, qui il problema, ecco, è un problema da risolvere, secondo me. Dunque, un'altra cosa ancora, faccio un esempio, porto io l'esempio questa volta, ecco, mi metto come nei panni degli ascoltatori, no? Che chiamo e dico buonasera a voi, io mi trovo che devo portare via le spazzature di casa, si sono accumulate parecchie, dico vabbè prendo la carriola e faccio un unico viaggio, no?
però il compattatore è parecchio distante, cioè almeno il doppio dei metri che sono consentiti di non superare. Ecco, si parla di 200 metri, qui siamo anche a 400 metri. Allora, devo portare via un foglio dove devo fare un'autocertificazione, oppure è palese, insomma, evidente dove sto andando, quindi non occorre? È possibile anche andare al di là di tutto fino in fondo superando i 200 metri? Un'altra cosa per risolvere, ad esempio, l'umido, ho un po' di terreno e ho fatto una buca e l'ho buttato lì dentro, una buca a fondo parecchio, e l'ho buttato tutto quanto, e quindi almeno quella parte di, come dire, di immondiziario, sono riuscito, tra virgolette, immondiziario, insomma, di umido, l'ho sistemato. Rimane le plastiche e quelle che vanno sul generale. Diciamo che tutti quanti i rifiuti devono avere la giusta collocazione. E sappiamo benissimo che la raccolta differenziata deve essere sempre messa in atto e rispettata. E la buca sul terreno per l'umido, fare il compost o altre cose, perché non lo fanno soltanto con il vegetale, ma ci buttano dentro anche l'alimento e altre cose, questa è un'altra cosa. Perché adesso abbiamo comunque, in ogni caso sappiamo benissimo, hanno le campane per le domestiche piccoline, no? Dove ci mettiamo dentro gli scarti verdi e anche quelli della frutta e verdura. Beh, allora ci sta, facciamo una cosa, adesso fare la buca per terra è cosa di una volta. Adesso abbiamo i contenitori che sono molto più comodi, possiamo utilizzare il compost appunto che viene fuori dopo per il nostro orto, se abbiamo l'orto. Per quanto riguarda invece le plastiche e altri rifiuti, questi qua è una cosa da porre un po' di attenzione, perché purtroppo anche in questo periodo qui avvengono degli abbandoni di rifiuti. Sembra di no, ma però quel cittadino, che lo posso definire maleducato nel senso della parola, perché non ha un'educazione civica prima di tutto e neanche dell'ambiente dove vive, continua ad abbandonare i rifiuti. Come tu sai, nei range d'Italia, il reparto operativo, quello di Venezia Ambientale, loro praticamente cosa hanno? Hanno un ufficio adesso che sta funzionando abbastanza anche bene, perché hanno attivato il famoso smart working, praticamente per poter aiutare e supportare i cittadini con le segnalazioni, perché adesso sono un po' limitati i servizi di pattuglia, proprio per dato il fatto di questo Covid-19, e quindi hanno ampliato il servizio d'ufficio e le segnalazioni arrivano, poi puntualmente vengono girate, perché si lavora con un protocollo interno dove vengono smistate agli uffici competenti. E ci sono ancora persone che stanno abbandonando rifiuti, e purtroppo questa è una cattiva abitudine, abbandonare i rifiuti anche fuori dai contenitori, come possono essere contenitori di olio esausto, i più frequenti, oppure non so, pezzi di carrozzerie, di altre cose, di veicoli, insomma, sono cose che non si devono fare assolutamente. Non lo so se sia anche il periodo adesso che magari uno si ritrova senza far nulla a casa e inizia a sbaraccare tutto e porta tutto fuori in strada. Ecco, questo qui non deve avvenire. Ci sono dei servizi preposti per il tiro dei rifiuti, basta concordare, mettersi d'accordo, anche se sappiamo che in questo periodo qua siamo tutti quanti un po' a rilento, perché ovviamente siamo un po' tutti bloccati, quindi dobbiamo lavorare per quello che riusciamo a lavorare, se possiamo lavorare, dobbiamo avere un po' di attenzione e di speranza e di attendere il nostro turno. Per quanto riguarda invece la domanda che mi hai fatto prima te per il discorso di 200 metri, sì, 200 metri, è vero, ci sono 200 metri, però se poi andiamo a sindacare un po' anche per quanto riguarda, ma devo buttare l'immondizia e più in là dei 200 metri, ci vado o non ci vado? Chi ti controlla? Guarda soprattutto la tua buona fede anche. Tu se vai fuori e vedi che ci metti di più di 200 metri, perché per forza di cose il compattatore è così distante, perché hanno fatto un compattatore unico dove che ci devono andare anche chi abita oltre i 200 metri, perché i compattatori vengono fatti in un'isola particolare, e in quell'isola particolare ci devono arrivare molte più persone, quindi chi ci abita vicino è abbastanza fortunato, chi abita un po' più distante deve fare un po' più di strada. Se quello che fa un po' più strada fa 200 metri, li supera,
chi ti ferma col sacchetto dell'immondizia in mano, che sei andato, stai tornando indietro con la chiave, rimane sulla buona fede che hai gettato l'immondizia. Sta di fatto che il compattatore si trova lì, la tua abitazione sta di là, nessuno ti verrà mai a contestare una cosa di questo genere. Il discorso di 200 metri è stato fatto perché si trovavano delle persone che invece di essere nelle vicinanze della propria abitazione, chiamiamole vicinanze intanto, e si trovava magari, non so, a fare la passeggiata a Jesolo, purché sta via Mestre. Capito? Certo, certo. No, sei stato chiarissimo. Io un po' anche così leggermente amplificato la cosa, ma per capire bene, ecco, di cosa stiamo parlando, insomma, perché sono dubbi che poi durante il giorno, bene o male, vengono, no? Allora, non è bello vivere col dubbio, nel fare le cose con il dubbio c'è sempre, ecco. Allora, in questo modo abbiamo, come si può dire, liberato da qualsiasi ostacolo la strada davanti. Adesso è tutto chiaro, insomma, è tutto ben visibile il discorso. E per quanto riguarda poi il discorso di sotterrare, no, beh, io mi riferisco in modo particolare, ad esempio, non so, bucce di banana o di arancia, o che ne so, quando si insomma, le bucce in generale, ecco, non certo altre sostanze, perché vanno a concimare, quindi è un valore aggiunto anche per lo stesso terreno, per chi ad esempio quello che ti dicevo prima per l'orto, queste cose, esatto. Esatto, e così abbiamo anche un motivo in meno di andare al compattatore e possiamo tirare avanti, quindi al posto di andare una volta a settimana, per esempio nel caso mio ho la carriola, dico normalmente vado una volta a settimana, in questo momento particolare se vado una volta ogni due settimane tanto meglio, perché alla fin fine si va sempre ad abbassare il rischio di un eventuale, anche se per me è marginale, contagio, sono importanti avere i guanti, e lì poi si tocca anche poco, ecco. 21:48, so che tu hai un impegno importante dopo, ti volevo fare solo l'ultima domanda, Marco. Sì, sì. Ecco, ritornando al discorso delle banche, se poi si mettiamo caso si formano queste code, no? Passa un controllo, la polizia locale vede che c'è troppa gente, c'è il rischio che poi ne rispondano gli impiegati, che magari gli vengono chieste le generalità. Può succedere questa cosa qui? Cosa possiamo dire come ultimo punto? Ma io penso, allora, nel caso accadesse che venga qualche controllo, come è giusto che sia, parte all'interno di un istituto bancario, come anche in altri negozi, non mi sembra che ci siano controlli eseguiti all'interno, se non in caso di proprio necessità, che sono chiamati per qualcosa, perché dobbiamo pensare al grande lavoro, l'immane lavoro che devono fare tutte le forze dell'ordine per riuscire a superare questa grande difficoltà che è il Covid-19, perché sono quelli e sono tutti impegnati a fare moltissime cose, quindi non è una cosa semplice, ecco, diciamo, quindi bisogna un attimo capire quanti impegni hanno tra le loro attività. E nel caso però accadesse il fatto che all'interno di un istituto bancario come un altro locale aperto al pubblico si inizia a creare una situazione non so, di pericolo, cosa, sono già gli stessi addetti che sono dentro al locale che chiamano le forze dell'ordine, per questo ci può essere un motivo di intervento, come può essere un motivo di intervento magari chiamato anche da qualche cittadino. Io penso che comunque quando vengono le forze dell'ordine di generalità innanzitutto le chiedono a chi riterranno opportuno chiederle, ovvero sia a chi sta all'interno del locale che fa parte di quell'accertamento in quel momento là e chi è che dirige questo centro, insomma. All'interno di una banca mi viene un po' normale dire sì, possono identificare una persona che ha chiamato, possono identificare una persona che è stata indicata come interessata a un fatto, solo per questo motivo qua, ma essere identificato non vuol dire comunque avere un problema, attenzione, vuol dire che chi sta identificando sta facendo semplicemente il proprio lavoro, punto.
Certo, benissimo, le 21:50, guarda, io non ho altre domande, a meno che se tu non hai qualcos'altro che ci tieni a dire o qualche domanda che ti ha fatto qualcuno, noi siamo ancora qui tranquillamente, altrimenti... No, niente, guarda, sinceramente ho visto che tra tutte le varie domande e risposte che abbiamo risposto un'altra volta, tra le altre cose, abbiamo avuto veramente un ritorno dei ringraziamenti anche per la trasmissione che abbiamo fatto la settimana scorsa, fine settimana, che siamo sentiti, è stato l'altra sera che siamo andati in onda, Sì. e ho avuto un po' dei ringraziamenti sia dai cittadini di Santa Maria di Sala, che saluto sempre, e anche dai cittadini qua di Mestre. Devo ricordare sempre tra i più attivi, di quelli che segnalano, che li sento più spesso, sono di Santa Maria di Sala, sento quelli di Santa Maria di Sala Centro, di Caselle, sento di Caltana, poi arrivo a quelli di Veternigo, ecco qualcuno. Altre parti, pochissime segnalazioni, proprio qualche informazione così, nulla di che, insomma, più verso Sant'Angelo, un po', ecco, null'altro, qui è una zona, insomma, tutto sommato anche abbastanza tranquilla, diciamo Santa Maria di Sala. Approfitto per salutare sempre il sindaco Nicola Fragomeni e anche l'assessore della sicurezza Francesca Scatto e l'assessore dell'ambiente Stefano Bacchin, che ci seguono sempre su queste cose qui. Per quanto riguarda il comune di Venezia, invece, qualche segnalazione più verso Carpenedo, di controllare, fare qualche diretto, perché segnalo sempre qualche piccolo rifiuto di qua di là. Ecco, anche qua, parliamo sempre come avevo parlato all'inizio, di non abbandonare i rifiuti per cortesia, perché veramente proprio in questo momento qua, che siamo anche col personale ridotto, cioè, dobbiamo pensare che anche lei sta facendo un lavoro immane, perché oltre a continuare a fare pulizie e tutto quello che occorre per le strade, si trova anche poi dover accogliere anche i rifiuti di queste persone che non hanno altro da fare che abbandonare per terra, che poi diranno qualcuno raccoglierà. Ecco, Sì. questo qui è una cosa molto importante da ricordare. Non avrei null'altro da aggiungere. Ecco, benissimo. Allora, niente, tu comunque chiedici la linea quando ritieni più opportuno, se fosse da fare dei comunicati o comunque dei chiarimenti, delle spiegazioni, noi siamo a disposizione. Perfetto, ti ringrazio. Molto gentile. Una buona serata a Massimo e anche a Rosario. Grazie e saluti a tutti i cittadini. Benissimo, allora congediamo e stacchiamo il collegamento da Venezia. Ringrazio Marco Nogarin, relatore con incarichi pubblici nel veneziano, per tutte queste spiegazioni, per questo grande aiuto, insomma, per poter sempre di più contribuire a realizzare un'emittente vicina al cittadino, un'emittente istituzionale. Un'emittente a servizio pubblico. Allora, prima di chiudere definitivamente il programma, ecco, volevo ricordare un attimo il discorso del quello di ieri, insomma, del Presidente Conte, che ha annunciato nuove misure per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale. Dopo la discussione durata tutta la domenica su una prima bozza contenente un elenco aggiornato delle attività considerate essenziali e che quindi potranno rimanere aperte fino al 3 aprile, in serata, poco dopo le 20, è arrivata la firma del Presidente Conte. Le misure sono contenute in un nuovo DPCM valido su tutto il territorio nazionale. Dunque, il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e di servizi essenziali. Le disposizioni producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Un'altra cosa ancora, un'altra notizia che vi volevo dare, o meglio, un'altra situazione che sta emergendo, l'abbiamo ricordato anche in altri spazi radiofonici e televisivi. È una situazione che sta emergendo a livello internazionale, ormai è palese, tutti lo sanno, e per noi è gravissima. Sono le gravi affermazioni di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, contro la Cina, accusandola per la diffusione del coronavirus. Primo. Secondo, per il Washington Post, Trump era già informato del Covid-19, parliamo ancora dei primi di gennaio. Però ha minimizzato, oppure dava delle risposte che facevano ridere. E qui la dice lunga un po'.
Ecco, tutto questo per noi, io lo ricordo, è motivo di approfondimento e sarà anche motivo di un'indagine giornalistica che vorremmo fare prossimamente in collaborazione anche con la Pandora TV, con Giulietto Chiesa, Massimo Mazzucco, insomma personaggi preparatissimi in materia, che conoscono perfettamente come funziona, cosa avviene nello scacchiere internazionale. E quindi, partendo da alcuni dati certi, vedere di risalire un po', come si suol dire, la corrente, arrivando alla sorgente di tutta questa situazione che si è venuta a creare. Poi un'altra cosa ancora, siamo stanchi, soprattutto qui noi al nord, che stiamo subendo in maniera pesante questa epidemia, e sentire che alcuni politici nazionali, all'interno dei telegiornali, delle TV nazionali, che fanno polemiche tra di loro, ecco, ha stancato, lo dico a chiare lettere. Questi personaggi qua hanno stancato di far polemiche in una situazione di questo tipo. Allora, questo sta a dimostrare in maniera palese che a questi signori, arroganti per di più, ma mene freghisti allo stesso tempo, non gliene importa niente dei cittadini, perché altrimenti non si metterebbero a fare polemiche. Noi vorremmo vedere invece dei politici che siano solidali con noi e che siano tutti uniti con la macchina della protezione civile per cercare di risolvere questo problema, non le polemiche. Naturalmente questa cosa qua ha il suo peso, perché sapremo poi, quando ci saranno le votazioni, cosa votare. Questo è poco ma sicuro garantito. 21:57, non mi resta che chiudere qui la trasmissione di oggi, spazio aperto, approfondimento giornalistico. Ringrazio la regia centrale Rosario Moreno. Vi ricordo tutti gli appuntamenti sulle ultime novità del Covid-19, le rassegne stampa di Radio Science, sempre con Rosario Moreno, altresì sulla testata pianetologitv.net, i notiziari telegiornali Oggi a Nord-Est di Radio Diffusione Europea con in studio Graziano D'Andrea. È veramente tutto, Massimo Bonella si concede a voi. Vi ricordo che la nostra programmazione, diciamo, del network digitale prosegue a diffusione regionale. Buon proseguimento, quindi, in nostra compagnia. Non mi va di dirvi una buona serata, perché non è una buona serata. Vi dico un buon proseguimento, perché speriamo che i nostri programmi vi facciano un po' così di compagnia e vi facciano compagnia in queste serate così in casa e anche nelle giornate, insomma. A presto. Abbiamo trasmesso Spazio Aperto a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV.